Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo. Il gregge che ti riconduce. Grande Signore, ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Grande Signore, quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio segno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Grande Signore, il mio cuore ha aperto come l'erba in la liscia, i miei
preghiera del povero. Ma tu, Signore, rimani in eterno. Il tuo ricordo per ogni generazione. La seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, quando giunsi a Troade per annunziare il Vangelo di Cristo, sebbene la porta mi fosse aperta nel Signore, non ebbi pace nello Spirito, perché non vi trovai Tito, mio fratello. Perciò, congedandomi da loro, partì per la Macedonia. Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono.
per gli uni odore di morte per la morte, per gli altri odore di vita per la vita. E chi è mai all'altezza di questi compiti? Noi non siamo infatti come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio, ma con sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo sguardo noi parliamo in Cristo. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi, o forse abbiamo bisogno, come altri, di lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto, infatti, che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavolo di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori. Questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Non però che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha resi ministri adatti di una nuova alleanza, non della lettera ma dello Spirito, perché la lettera uccide, lo Spirito dà vita. Questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio, che ci ha resi ministri di una nuova alleanza, non nella lettera ma nello Spirito. Da noi stessi non sappiamo pensare qualcosa che venga da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha resi ministri di una nuova alleanza, non nella lettera, ma nello Spirito. Nella lettera ai cristiani di Magnesia di Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire: non ci avvenga di essere insensibili alla bontà di Cristo. Se Egli ci trattasse secondo le nostre opere, saremmo perduti. Facciamoci davvero Suoi discepoli e impariamo a vivere secondo le esigenze del cristianesimo. Chi si chiama con un altro nome fuori di questo non appartiene a Dio. Gettate via il cattivo fermento, vecchio e incidito, e trasformatevi nel nuovo che è Gesù Cristo. Sia Lui il sale della vostra vita, e nessuno di voi si corrompa, perché sarete riconosciuti per quello che siete realmente. È assurdo confessare Gesù Cristo e vivere da giudei. Non è il cristianesimo che credete nel giudaismo, ma è il giudaismo che deve credere nel cristianesimo, destinato ad abbracciare tutti quelli che credono in Dio. Vi scrivo queste cose, miei cari, non perché abbia saputo che alcuni di voi seguano teorie false su questo punto, no. Voglio piuttosto mettervi in guardia, per quanto inferiore a voi, perché non siate presi nei lacci di dottrine sospette. Siate pienamente convinti della nascita, della passione e della risurrezione di Gesù, che avvenne al tempo in cui era procuratore Ponzio Pilato. Tutte queste cose le ha realmente compiute, e non c'è dubbio, Gesù Cristo è nostra speranza, e a nessuno di voi capiti di sventura di allontanarsi da Lui.
Mi auguro di poter godere di voi sotto ogni aspetto, seppur ne son degno. Dico così perché, sebbene io sia in catene per la fede, non potrei paragonarmi con alcuno di voi che siete liberi. So che non vi insuperbite, perché avete in voi Gesù Cristo. Anzi, quando vi lodo, ne provate rossore, come sta scritto: il giusto accusa se stesso. Cercate di essere ben saldi nella dottrina del Signore e degli Apostoli, perché riesca tutto quello che fate, per la vita del corpo e dello spirito, nella fede e nella carità, nel Figlio, nel Padre e nello Spirito Santo, all'inizio e alla fine, insieme con il vostro degnissimo Vescovo, con la splendida corona spirituale del vostro presbiterio e con i diaconi che sono secondo il cuore di Dio. Siate sottomessi al Vescovo e anche gli uni agli altri, come Gesù Cristo, in quanto uomo, fu sottomesso al Padre, e gli Apostoli a Cristo, al Padre e allo Spirito Santo, perché ci sia unione perfetta in carne e spirito. Sapendo che siete pieni di Dio, non vi faccio lunghe esortazioni. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere, perché possa giungere a Dio. Pregate anche per la Chiesa di Siria, della quale non son degno di essere chiamato membro. Ho bisogno della preghiera e della carità di tutti voi. Unitele e offritele insieme a Dio, perché la Chiesa di Siria meriti di essere irrorata di rugiada celeste, grazie alla vostra Chiesa. Da Smirne, da dove vi scrivo queste righe, vi salutano i fedeli di Efeso. Essi sono qui presenti a gloria di Dio, e lo siete anche voi per mezzo dei vostri delegati. Tutti mi hanno confortato in ogni modo, insieme a Policarpo, vescovo di Smirne. Anche le altre chiese vi salutano ad onore di Gesù Cristo. Siate forti e uniti in Dio per il possesso dello Spirito indissolubile che è Gesù Cristo. Dio vi conceda che Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, radicati e fondati nella carità, e sarete colmi di tutta la pienezza di Dio. Camminate dunque radicati e fondati in Lui e santi nella fede, e sarete colmi di tutta la pienezza di Dio. A te, Signore, mi girò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare in a te, oh Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quanto a me verrai, camminerò col cuore intero. Lontano da me il cuore perverso, io abbaglio l'amore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso del tuo nome per sempre. Tu sei il tuo Signore, in tutto ciò che hai fatto. Poiché non abbiamo fatto, abbiamo agito dai nemici, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. Canterò per te un canto nuovo, io che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che a destra le mie mani vada guerra, le mie mani. Thank you.